Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un tag che è veramente molto importante e che affronta un tema veramente serio e delicato, che è la violenza sulle donne. E ho aspettato proprio oggi perché io volevo che questo video uscisse nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Quindi ho atteso e ho deciso di pubblicarlo sul canale proprio in questa giornata perché secondo me è un po' un simbolo, può essere anche un modo per gridare un fortissimo no alla violenza sulle donne. Qui mi concentrerò sulle domande del tag, quindi devo dire che si tratta di un tag che mi è stato proposto via mail, quindi a me ha scritto una ragazza via mail chiedendomi di fare questo tag, poi nel frattempo l'ho visto anche sul canale di Elisabetta R, comunque quando l'ha fatto lei devo dire che a me la mail era già arrivata da un po', però volevo aspettare questa data. Faccio solo una premessa. Qui ovviamente si parla di violenza sulle donne, quindi non di violenza sui bambini o sugli adolescenti, ma sulle donne. Dico questo perché purtroppo le forme di violenza sono tantissime anche quando si tratta di bambini. Ci sono anche dei contesti che dovrebbero essere sicuri, che dovrebbero essere circondati da fiducia, come ad esempio la scuola, ma qualche volta succede purtroppo che anche in questi ambienti considerati sicuri si verifichino delle situazioni di violenza. Ci sono dei fatti di cronaca molto famosi dove appunto si sono verificati e ci sono troppi invece casi che non vengono denunciati perché magari il ragazzino, il bambino, la bambina non lo dice e quindi poi non passano, diciamo così, all'attenzione dell'opinione pubblica. Però ce ne sono tanti, ma questa era solo una parentesi perché comunque, come vi ho detto, questo è un tag che riguarda le donne, quindi la violenza sulle donne adulte. L'unica cosa che mi sento di dire, di fare diciamo una piccola critica a questo tag, le domande riguardano soprattutto un tipo di violenza esterna, quindi si ipotizza il classico aggressore che potete incontrare per la strada, ma non si parla di violenza familiare, che è quella più diffusa in assoluto. Perché le forme di violenza più diffuse sono quelle che avvengono all'interno della famiglia o da parte dell'ex marito, dell'ex fidanzato, dell'ex fidanzata anche a volte, perché oggi parliamo di donne, però sappiamo che la violenza viene esercitata anche da donne verso uomini, non soltanto da uomini verso donne. Quindi io direi di gridare un bel no alla violenza contro chiunque, non soltanto contro le donne, ma contro chiunque. Comunque in questo tag le domande riguardano più che altro un aggressore ipotetico esterno, ma non dimentichiamoci mai che ci sono delle forme di violenza che vengono da parte di persone delle quali ci si dovrebbe fidare, con le quali si dovrebbe stare al sicuro, invece purtroppo troppo spesso non è così e tante forme di violenza vengono taciute. Poi c'è tutta quella forma di violenza psicologica che è molto dannosa, anche se non lascia lividi sulla pelle, lascia veramente delle ferite nel cuore. Io ad esempio ho subito mobbing, che è una violenza psicologica, quindi sono stata vittima di questa forma di violenza che davvero è qualcosa che vi lacera internamente. Io adesso l'ho superata, ne parlo tranquillamente, con nonchalance, perché sono passati 20 anni, quindi l'ho superata ampiamente, però nel momento in cui l'ho vissuta, comunque vi assicuro che non mi sono affatto divertita. Ma direi di fermarsi con tutte queste lunghissime premesse e di passare alle domande del tag. Prima domanda: ti senti sicura nella tua città? Onestamente, sì. Devo dire che io nella mia città mi sento abbastanza sicura. Ci sono ovviamente delle zone, dei quartieri che magari non frequento o comunque non frequento da sola perché sono considerati meno sicuri. Però in generale nel mio quartiere, nelle zone che frequento abitualmente, mi sento abbastanza sicura, anche se io sono un tipo di persona che sta molto attenta, quindi io magari non ci vado in giro di notte da sola, non faccio queste cose. Cerco comunque di non andarmela a cercare, mettiamola così, poi può succedere di tutto, però
e io diciamo che faccio del mio meglio per non trovarmi in situazioni potenzialmente pericolose. Per il mio stile di vita, per il mio genere comunque abituale di quotidianità, diciamo che mi sento abbastanza sicura. Domanda 2. Ti senti sicura ad uscire da sola di sera, di notte o preferisci essere in compagnia? No, io di notte ho paura anche se è un posto sicuro. Quindi io di notte da sola non esco, di sera non esco da sola perché sinceramente lo ammetto, io ho paura. Quindi mi faccio accompagnare, se non mi può accompagnare nessuno, piuttosto prendo un taxi. Di solito comunque esco con il mio compagno, quindi io non esco da sola, devo dire la verità. Io se esco da sola esco di giorno, non di sera. Però insomma, se dovesse succedere, sicuramente farei di tutto per non essere da sola. Piuttosto, ve l'ho detto, piuttosto il taxi, ma da sola, sola proprio direi di no. Domanda 3. Hai mai frequentato corsi di autodifesa o altre discipline, ad esempio il Krav Maga? Se sì, come ti sei trovata, li consiglieresti? In caso contrario, ti piacerebbe farlo? Dunque, io non li ho mai frequentati, quindi non posso dire nulla su questi corsi perché non li conosco. E se mi piacerebbe frequentarlo, in realtà da una parte sì, ma da una parte no, perché io sono anche convinta che se io devo veramente mettermi nell'ottica di fare qualcosa che mi serva per difendermi, non sarebbe comunque un corso di autodifesa perché durano abbastanza poco, perché danno delle nozioni base, ma secondo me non fanno in modo che voi possiate introiettare la tecnica di difesa. Mi spiego meglio. Se io dovessi fare qualcosa per difendermi, probabilmente sceglierei di fare un'arte marziale che è più lunga, che ci mette sicuramente molto più tempo a farvi assimilare tutte le tecniche di difesa, ma è una cosa strutturata, quindi poi in un certo senso voi ce l'avete nel sangue. Invece un corso di difesa breve, secondo me, potrebbe servire solo in alcuni casi. Invece magari un bel corso di karate, ad esempio, mi metterebbe sicuramente più al sicuro, però sono corsi lunghi. Prima che voi impariate a difendervi passa un sacco di tempo, quindi sono quelle cose che io ogni tanto nella mia vita ho detto lo dovrei fare, ma poi alla fine non l'ho fatto e forse ho sbagliato, perché magari se l'avessi fatto tempo fa, oggi sarei in grado di difendermi. Domanda 4. Cosa ne pensi di strumenti antiaggressione tipo lo spray al peperoncino? Lo possiedi? Ti è mai capitato di usarlo? Vorresti comprarlo per sentirti più sicura? Dunque, io non ce l'ho, lo avevo tantissimi anni fa, ma poi non so neanche più dove sia finito, quindi attualmente io non ce l'ho. Non credo che lo acquisterei oggi perché sono sicura che questi sono strumenti utili se voi avete la possibilità di usarli quando vi servono. Nel senso che se io compro lo spray al peperoncino, poi lo metto nella borsa e magari con tutte le cose che ho nella borsa finisce pure sul fondo, come faccio a prenderlo nel momento in cui mi aggrediscono? Perché insomma, siamo realisti, quando succedono queste cose c'è la paura, c'è comunque il fattore sorpresa, magari c'è il fatto che in quel momento non siete completamente in forma fisicamente, perché può veramente succedere in qualsiasi momento, in qualsiasi modo. Quindi lo spray al peperoncino, per essere davvero utile, dovrei tenerlo in mano, cioè io dovrei uscire di casa, tenere lo spray al peperoncino pronto all'uso, magari con la mano così, andare in giro, però non è realistico. Quindi prenderlo e tenerlo nella borsa, rischiando che finisca in fondo e che diventi irrecuperabile, secondo me non serve, quindi io non lo acquisto. Domanda 5. Hai mai ricevuto consigli da parte di parenti o amici su dove colpire un aggressore in caso ti dovessi trovare in una situazione pericolosa? Sì, devo dire che ho ricevuto dei consigli, ho ricevuto anche dei consigli da un istruttore di karate. Quindi, da una persona che comunque di tecniche di difesa se ne intendeva, mi aveva fatto vedere qualche mossa, mi aveva spiegato delle cose, anche se ovviamente io gli avevo detto che tutte queste cose sono utili, ma nel momento in cui una persona si sente aggredita, non è detto che riesca magari a tirare fuori la tecnica giusta, però
qualche infarinatura, diciamo, che me l'aveva data. Quindi sì, qualcosina conosco, qualcosina forse sarei anche in grado di mettere in atto, ma dipende sempre dal modo in cui una persona vi aggredisce, perché ci sono delle tecniche che utilizzano, ad esempio, le braccia. Ma se una persona vi prende alle spalle e vi tiene le braccia ferme dietro la schiena, cosa fate? Quindi anche in quel caso ci vogliono una serie di tecniche diverse da poter utilizzare in ogni caso particolare. Quindi sono tecniche che mi hanno fatto vedere, ma non so se poi riuscirei a metterle in pratica. Domanda 6. Quale consiglio personale daresti ad una ragazza che deve uscire o rientrare a casa da sola di notte? Io il consiglio sincero che darei a una ragazza è non andare in giro di sera o di notte da sola, perché è pericoloso. Secondo me sono situazioni pericolose quelle. Comunque vi andate a mettere in una situazione che potrebbe poi rivelarsi molto brutta. Quindi io sinceramente non consiglierei ad una persona di andare in giro da sola di notte o di sera. Se proprio non ne può fare a meno, come dicevo prima, chiamate un taxi. Chiamate un taxi, restate in un posto sicuro, magari piuttosto all'interno di un portone che sia in un condominio, aspettate il taxi, salite sul taxi e fatevi portare sotto casa, ma non andate in giro da sole di sera o di notte perché non si sa mai. Domanda numero 7. La mossa più efficace per difendersi da un aggressore è sicuramente il classico calcio ginocchiata nelle palle. Che ne pensi? Sei mai arrivata a farlo? Se sì, è stato efficace, se no lo utilizzeresti o proveresti altre tecniche di difesa? No, io devo dire che non l'ho mai utilizzato, non so neanche se lo utilizzerei perché dipende dalla situazione. Io credo che quelle siano tutte situazioni che non sono prevedibili, non sono pianificabili. Bisogna vedere il momento, come vengo aggredita, chi è che mi sta aggredendo, come mi sento io fisicamente, perché magari una persona mi aggredisce quando io ho la febbre a 40, cioè è ovvio che in quel caso sono già più debole. E, insomma, non lo so, sinceramente io non lo so, credo che dipenda molto dalla situazione. Ci sono delle tecniche che possono essere utilizzate, magari se ad esempio una persona vi mette le mani alla gola, ecco, in quel caso lì di solito tutti tendono a cercare di staccare le mani dalla gola, ma magari è molto più efficace colpire direttamente con la mano la persona qui sulla gola, sul collo, in modo che si possa staccare quel tanto che basta ad allentare la presa. Però sono tutte cose che comunque non so se riuscirei ad utilizzare perché dipende da un sacco di fattori diversi. Quindi la tecnica di difesa migliore che io metto in atto è quella di cercare di non trovarmi mai in situazioni potenzialmente pericolose, quindi non andare in giro da sola alla sera, non andare in giro da sola nemmeno di giorno se la situazione è particolare, se il quartiere non è sicuro, se la strada è troppo isolata. Quindi io comunque cerco davvero di essere sempre abbastanza al sicuro. Poi ovviamente non ho poteri magici, quindi non posso prevedere tutto, non posso essere sempre costantemente al sicuro al 100%, però diciamo che io ci provo quantomeno a essere al sicuro. Domanda numero 8. Sei mai stata in una situazione spiacevole con un ragazzo, ad esempio essere seguita o importunata? Se sì, come ti sei comportata? Quando ero ragazzina andavano abbastanza di moda i classici maniaci dell'autobus, quindi quando si saliva sull'autobus ogni tanto c'era qualcuno che allungava un po' le mani. Devo dire che a me non è mai capitato nello specifico il maniaco dell'autobus, però mi è capitato di vederli all'opera con altre ragazze che erano sull'autobus. E mi sono spesso chiesta che cosa avrei fatto. Forse in quel caso, magari avrei detto qualcosa ad alta voce, perché lì si tratta comunque di una zona, con tante persone, perché l'autobus comunque magari, di solito non è deserto, a meno che non lo prendiate in piena notte, di solito ci sono altre persone, quindi magari basta dire qualcosa ad alta voce per farlo staccare, insomma, per farlo allontanare.
Se io mi sentissi seguita, se io fossi seguita, probabilmente entrerei in un negozio, insomma, cercherei comunque il contatto con un'altra persona perché mi sentirei forse un po' più sicura a non essere da sola. Però, non lo so, poi alla fine non lo so perché nello specifico non mi è mai successo. Domanda 9. Quale pregio fisico o caratteriale potrebbe avvantaggiarti in caso dovessi difenderti e quale difetto potrebbe svantaggiarti? Difetto che mi potrebbe svantaggiare è sicuramente il fatto di non conoscere le tecniche di difesa, quindi di non essere in grado di difendermi è sicuramente uno svantaggio. Come pregio, io non lo so, forse il fatto che sono alta, mette già fuori gioco quelli più bassi di me, perché quelli più bassi di me magari potrebbero sentirsi un pochino più in difficoltà ad aggredire una donna che è molto più alta di loro, però non lo so, anche lì dipende. Sicuramente io utilizzerei delle tecniche più psicologiche che fisiche. Ad esempio, ovviamente ci vuole sangue freddo, quindi non è detto che riuscirei a metterle in pratica, però se dobbiamo fare un discorso così sull'ipotesi, penso che potrei, come dire, cercare di cogliermi un po' di sorpresa sul piano psicologico. Quindi magari fare qualcosa che loro non si aspettano, dire qualcosa che loro non si aspettano per far allentare un po' la tensione, per far allentare un po' la presa e provare magari poi a difendermi o a scappare se è possibile. Quindi non so, forse farei così, ma ve lo metto sempre tra virgolette perché poi credo che queste situazioni siano veramente difficili e brutte quando vengono vissute. Tutto quello che è stato pianificato prima a mente fredda, credo che difficilmente si riesca a mettere in atto a meno che voi non abbiate davvero una buona struttura di difesa, non abbiate introiettato delle tecniche di difesa per tanto tempo e per lungo tempo, quindi magari giusto chi pratica arti marziali o chi ha fatto dei corsi di difesa, ma per tanto tanto tempo e non solo per 2 o 3 mesi. E quindi, insomma, questa ovviamente è solo la mia opinione. Il tag è concluso, io spero che davvero possa essere sicuramente non d'aiuto il mio tag specifico perché non ho dato risposte che possano essere chissà quanto utili, però spero che sia un modo per dire no alla violenza, un modo per riflettere. Un modo per essere unite proprio come donne e come tali sempre un pochino più a rischio forse rispetto agli uomini di violenza. Ovviamente io spero che non capiti a nessuno, spero che la violenza abbia fine, anche se purtroppo è una cosa utopistica da dire perché purtroppo ce n'è sempre di più, ma spero che si possa fare tutti insieme qualche cosa per riuscire finalmente a difendersi meglio. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.